Francesco Ginanni, la stagione 2010 per te è una stagione molto importante, c'è da consacrarsi e venire fuori definitivamente. Ma sì, c'è da fare il salto di qualità e niente, devo continuare sempre sui miei livelli e provare ad ottenere il miglior risultato possibile. Senti, nel tuo cuore quali sono gli obiettivi che ti sei posto? Ma è sempre stato il sogno nel cassetto, la Milano-Sanremo, e è già dei mesi che la sto preparando, sia mentalmente che fisicamente, e spero di riuscire a fare un buon risultato. Ecco, quando dici sto preparando mentalmente la Sanremo, cosa vuol dire, cosa significa? Significa che non si può preparare una corsa in una settimana, in 10 giorni, in un mese, bisogna pensarci prima, bisogna mentalizzarsi, bisogna fare degli allenamenti specifici per quel tipo di corsa lì. È già più di un mese che lo sto facendo. Cioè questa corsa la stai preparando anche mentalmente da più di un mese? Sì, questo senza dubbio. Senti, tu sei anche un corridore che hai le caratteristiche ideali per poter essere un grande cacciatore di classiche anche al nord. Ma senz'altro, e prima di tutto bisogna fare le classiche del nord per avere esperienza e poi un domani poter provare a vincerle. Senti, nel tuo programma c'è anche il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia per Francesco Ginanni cosa significa? Significa prima di tutto aiutare Michele e come seconda cosa pensare e provare a vincere qualche tappa, fare quello che ha fatto Michele l'anno scorso, diciamo. Squadra esperta con molti giovani, in ogni caso una squadra molto, molto imprevedibile la vostra. Ah sì, c'è qualche giovane e direi che sono molto forti. C'è gente esperta come Alessandro Bertolini, come Massimo Giunti, che ci potranno sicuramente aiutare in tante occasioni. Tu sei uno dei giovani più interessanti del ciclismo italiano, Franco Ballerini ti ha sul taccuino da un bel po' di tempo e quest'anno c'è un mondiale in Australia che comunque non è totalmente inadatto alle tue caratteristiche. No, ho visto il percorso nuovo che diciamo è come dovrebbe essere come Salisburgo, quindi è un percorso adatto alle mie caratteristiche e niente, dipende da me. Senti Francesco, un pregio e un difetto, qual è il tuo pregio e il tuo maggior difetto? Non saprei definirlo, dovrei farlo dire agli altri, solo che a volte non riesco, diciamo il mio difetto è che non riesco ad essere molto concentrato sul mio lavoro come per tanto tempo, diciamo ho bisogno dei miei stacchi per svagarmi un po' mentalmente.